Bentornati al Centro Acustico Lecco. Più dati abbiamo sulla sordità, meglio sapremo come affrontare la fase di riabilitazione. Scopriamo tutti i test che compongono una valutazione audioprotesica. Partiamo dal presupposto che ogni sordità è unica come un'impronta digitale, anche se due sordità sono simili, in realtà nel dettaglio ci sono tantissime differenze. Quindi è importante raccogliere più dati possibili per la successiva fase di riabilitazione. Più dati abbiamo all'inizio, migliore sarà il risultato che avremo con gli apparecchi acustici. Questo è indiscusso, è fondamentale da comprendere. Tutta la valutazione parte dall'otoscopia, che è il classico esame, in questo caso però è una videootoscopia. Utilizziamo una piccola telecamera che va inserita all'interno del condotto, quindi vedremo a monitor, a video, nel dettaglio sia il condotto e la membrana timpanica. Passiamo poi ad analizzare la capacità uditiva, quindi il classico esame audiometrico tonale, facendo indossare delle cuffie al paziente, si mandano gli stimoli sonori a varie intensità e le varie frequenze, il paziente schiaccerà il pulsante quando inizierà a sentirle. Questo esame ci dà la misura quantitativa della sordità, cioè quanto è grave o meno grave l'ipoacusia. Sempre con questa strumentazione, che è un audiometro, passeremo poi alla valutazione invece dell'area un po' più centrale, quindi facciamo il test vocale. Test vocale, si mandano delle parole, nello specifico sono parole bisillabiche, ma possono essere anche delle frasi, a varie intensità il paziente deve ripetere. Quindi qua ci fa capire innanzitutto come funziona l'orecchio e quanto funziona l'orecchio, cioè quanto l'orecchio capisce, perché un conto è sentire i suoni, un conto è capire le parole, ovviamente sono due processi completamente diversi. L'ultimo test che eseguiamo con l'audiometro è forse quello più importante, perché riporta a valori reali l'ipoacusia, cioè ci fa capire quanto è grave, nel senso che ovviamente per una persona che non sente il disagio maggiore l'avrà nel rumore, quando c'è del rumore durante la conversazione. Quindi questo test qua ci dà proprio un valore numerico a quella difficoltà ed è fondamentale soprattutto in una successiva fase di riabilitazione, perché con l'utilizzo degli apparecchi vediamo questo valore scendere. Più questo valore sarà basso, meglio il paziente sentirà in mezzo il rumore.